Ciao, bentornato a questa nuova istantanea di felicità. E anche oggi proseguo con la lettura di un brano da un libro di Thich Nhat Hanh e continuiamo con questo cammino sull'attaccamento perché, ripeto, credo sia grande fonte di sofferenza il troppo attaccamento. E quindi oggi prendo questo brano da questo libro, Connettersi in consapevolezza, sempre uno di questi libricini magici di Thich Nhat Hanh. Allora, lui, questo brano lo intitola Riconoscere e trasformare l'attaccamento. Tutti noi abbiamo la tendenza ad affezionarci. Un po' di possessività e di attaccamento c'è anche nei rapporti affettivi più sani, ma se in eccesso, entrambe le persone coinvolte soffrono. Se un padre pensa che suo figlio sia una proprietà o se in una relazione una persona mantiene l'altra sotto il suo controllo, l'amore diventa una prigione. E il flusso della vita è ostacolato. Senza consapevolezza, l'attaccamento diventa avversione. Sia l'attaccamento che l'avversione portano alla sofferenza. Guardate in profondità per osservare la natura del vostro amore e il grado di attaccamento che esprime. Questo vi permetterà di cominciare a sciogliere i nodi. I semi del vero amore sono già lì, dentro di noi. Guardando in profondità, i semi della sofferenza e dell'attaccamento si ritirano, i semi positivi crescono e si giunge ad un amore ampio e onnicomprensivo. Esatto, quello che nella mia vita è successo è che prima ero più dipendente da alcune persone e dal parere che loro avevano nei miei confronti e quindi potevo essere gelosa in alcune situazioni di qualche amico o insomma di qualcuno che per me era un punto di riferimento, no? E diventando più amorevole nei miei confronti, ho meno bisogno dell'approvazione degli altri. Quindi per me gli altri continuano ad essere assolutamente importanti, ma non sono mai preoccupata se l'altra persona non mi considera perché considera qualcun altro, anzi sono sempre contenta che gli altri abbiano una qualità di vita buona. E questo è successo semplicemente perché mi sono autosservata. E ho visto questo mio problema, come dire, di dipendenza dall'approvazione degli altri. Quindi proviamo a pensare quanto gli altri per noi rappresentino l'approvazione, la compagnia, cioè quanto è il nostro amore per gli altri, un amore, come dire, non legato ad un interesse, un amore libero, e quanto invece è una sorta di opportunismo, ma non perché noi siamo persone opportuniste, lo facciamo apposta, ma perché proprio ci sentiamo bisognosi perché quell'amore, quell'attenzione non riusciamo a darla a noi stessi. Perché nel momento in cui noi ci diamo un bene incondizionato, con gli altri riusciamo a passare del buon tempo, ma non è un tempo vincolato, non mi sento perso se non c'è l'altro, se quella volta lì l'altra persona non c'è, ci vedremo la prossima volta e io sono felice per me e per l'altro. Quindi proviamo un po' ad autosservarci e a vedere quanto siamo indipendenti dal pensiero, dalla considerazione che gli altri ci danno. Grazie e alla prossima istantanea.